Ciao a tutti, mi chiamo Federico De Petris e in questo appuntamento non vi proporrò i soliti due film del sabato sera sul palinsesto in TV, ma finalmente inizia qualcosa che possiamo paragonare al vero cinema. Infatti, lunedì 29 giugno torna all'Area Corelli il cinema all'aperto di Pinerolo. È il primo film ad essere proiettato e odio l'estate. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Dove cazzo m'hai portato? Manco Carla Bruni c'ha una casa così. Guardi che c'è un equivoco, eh. Io sono l'affittuario. Non siamo gli affittuari. Signore, cosa c'è di più dolce che una bella vacanza tutta assieme? Maledetta. Ma cos'è che succede? Quando fa caldo, laggiù non va. Ci sono solo due cose che possono salvarci: ordine e regole. Regole. Ridiamo. Ridevano anche i Maya e si sono estinti. La scuola italiana è totalmente allo sbando, ma veramente non mi fanno studiare Massimo Ranieri. Io, secondo te, come sono con mio figlio? Bisogna entrare nei giochi del ragazzo. Gioca anche tu, partecipa. Giusto, hai ragione. Non ci posso credere! La verità è che ti fa paura. L'idea di scomparire. E se facessimo Capodanno tutti insieme? Ma sei matto? Invitiamo anche lui. Ma questi qua a Capodanno buttano i piatti dalle finestre, sparano ai vicini, eh. Mi fai la mossa dell'uomo tigre. Devo spezzare un braccio. Sì, ma non si può fare un discorso, però. Sarà l'alimentazione. Uscito a fine 2019, sembra ormai passato un'eternità. Aldo, Giovanni e Giacomo, come ben riassunto dal trailer, non si conoscono e con le loro famiglie, a causa di alcuni disguidi, si ritroveranno a dover condividere l'abitazione affittata per l'estate. Il film segna il ritorno di Massimo Venier, colui che aveva firmato la regia dei primi 5 film, da Tre uomini e una gamba a Tu la conosci Claudia. Ma con lui torna anche quella trama solida e quel tocco commovente che rendeva quelle opere dei piccoli gioielli. Insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo, però, questa volta c'è un altro trio. Quello delle mogli. Le tre donne, nonostante siano meno collaudate della controparte maschile, risultano uno dei veri punti forti della pellicola. La colonna sonora è di Bruno Risas, uno degli artisti contemporanei più conosciuti e più amati, diciamo. E secondo me è un ottimo inizio per il cinema all'aperto. Infatti le commedie di Aldo, Giovanni e Giacomo, in particolare quelle iniziali, e questa che è un chiara continuazione di quella linea, ci trasmettono quel senso di tranquillità e di divertimento genuino che, secondo me, dopo un periodo di quarantena, abbiamo veramente bisogno di sentirci addosso. E per questo appuntamento è tutto. Ciao e buona visione!